Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta, piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore, come state, amori miei? Bentornati nella cucina della praticità, economicità e tradizionalità. Qui si fanno soltanto cose che voi poi possiate rifare a casa, con prodotti che si trovano in tutti i supermercati di tutto il mondo. E come ripeto, se le trovo io in Scozia, voi le trovate in Italia sicuramente. Prima di cominciare con questa ricettina facilissima, velocissima per chi non ha tempo, perché non tutti hanno tempo di stare lì ore e ore. Si vedono delle ricette in televisione di persone che stanno lì, basta prendere delle gocce delle fragole della Cambogia, poi mettiamo delle foglie di alloro trovate in Taiwan. Ma Santa Maria! Dai, su! Tutte le persone che stanno a casa non hanno il supermercato mondiale e stellare sotto casa, no? Quindi andiamo a fare ricette che tutti possono rifare in 5 minuti, perché oggi si lavora, si lavora, si corre, si corre, si lavora, si lavora, si corre, si corre, e quando si arriva a casa bisogna mangiare bene e velocemente. E chi c'è per fare questo? Ci sono io. Stavo dicendo, prima di cominciare, volevo ringraziare per i saluti il Bocca del Bocca TV. Il Bocca è un fenomenissimo. Uno dei personaggi che a me piace di più come cucina nel web, perché fa cose tradizionali, quelle che a me piacciono. Mi ha fatto gli auguri, in bocca al lupo per il mio canale. Crepi il lupo, ti ringrazio, io non te li faccio perché tu ormai sei bello gavviato. Chi non conosce il Bocca, allora si deve sparare, perché cancellatevi da me e segnatevi da me. Vabbè, vuole esagerare. Grazie mille, spero che tu vai avanti così e io sarò sempre lì dietro di te. per poco, perché io... mi piacerebbe fare una ricetta con lui. Adesso andremo a fare petto di pollo al limone, il pollo al limone, buonissimo, fantastichissimo, super velocissimo, praticissimo, economicissimo. State zitto e dice che bisogna fare per fare sta cazzo di ricetta. Niente di più facile, un ciuffo di prezzemolo, un limone, un cucchiaio di farina, un bel petto di pollo, un po' di pepe e un bicchiere di vino bianco. Allora, questo è il piatto della farina, vado a mettere abbondante pepe perché a me mi ci piace, chi vuole può metterci anche del timo. Io il petto di pollo l'ho aperto e schiacciato e fatto in più pezzi, proprio per tenere in un petto di pollo due porzioni. Poi lo andrò ad impanare così, nella farina molto molto bene schiacciata, non passatelo soltanto tatta e basta, dovete così così e poi schiacciare, far entrare la farina nella carne, è questo che bisogna fare. Fatelo per tutto il petto così, vedete bene bene bene, e schiacciate, deve rimanere attaccata la farina perché poi questa ci servirà per creare la cremina al limone, perché comunque questo sì è un piatto veloce, pratico ed economico, ma lo vogliamo fatto insomma nella maniera più bellina che possiamo, no? E quindi io vi do dei consigli per ottenere un bel piatto in 3 minuti. Ok, in una padella rovente mettiamo un cucchiaio di olio extravergine. Cospargiamo tutta la base della padella, rovente, mi raccomando. Poi andiamo a mettere i nostri pettoni. Questo è un piatto che si fa in 2 minuti. Bello. Praticamente quando si mette il petto si deve girare una sola volta, perché io la carne la giro sempre e soltanto una sola volta, e deve creare una crosticina dorata. Quando avrà creato la crosticina dorata, la salsina è assicurata. E voi direte, ma che c'entra? Mo vedete. Eccoci qui. Passato 1 minuto, si gira. Ed ecco la crosticina che vi dicevo, dorata. Bello, 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 bello. Petto di pollo è una delle carni più buone che stanno al mondo e pochi lo calcolano. Mezzo bicchiere di vino. Limone. Succo di un limone e si butta giù. Spremiamo bene il limoncino. Poi, mantenendo sempre la fiamma alta, si mette un po' di prezzemolo per il colore. Il limone si lascia dentro, eh? E quindi si fa tirare
fino a quando non si ottiene una cremina bella deliziosa. Eccola qui, guardate la cremina, la vedete? Guardate che delizia, la cremisité, bella, 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 bella. Ho tolto il limone ovviamente perché non è carino metterlo al piatto, andiamo ad impiattare. Eccolo qua, il piattone, eccolo qua. Mettiamo prima i pezzettini, belli cremosi, guardate qui che crema, ragazzi. Mamma mia, io spero che si veda perché è la goduria proprio. Guardate, riuscite a vederla? Eccola qua, la crema al limone ottenuta in 2 minuti, 2 minuti. Voilà, voilà. Se vogliamo un po' abbellire con un po' di scorza, ma appena appena, niente di esagerato. Ecco qui. Un po' di scorza di limone. E per me il piatto è ready. Amori miei, eccolo qui. Petto di pollo al limone cremoso di Simone è prontone in 3 minuti. Eccoci qua, fatto. 3 minuti di tempo. 2 minuti di preparazione se andate lenti e parlate con qualcuno. In 5 minuti avete un secondo piatto buonissimo, cremosissimo e saporitissimo, veramente un sapore al limone che sentirete quando lo fate. Fatelo, 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 perché tutti quelli che rifanno i miei piatti poi fortunatamente no, fortunatamente, perché sono bravi loro. Sono bravi, li rifanno come dico io e tutti mi dicono grazie mille perché un piatto così non l'ho mai mangiato, tipo il fagiano che ho dato la ricetta l'altra volta a un ragazzo, adesso non ricordo il nome, ti chiedo scusa, ma complimenti perché sei venuto buonissimo e perché è solo grazie a me che l'hai rifatta bene. Ci vediamo alla prossima ricetta. Andate sul blog che ho qui sul pancione, mi raccomando, c'è il blog in inglese www.cucinaconsimone.com e vi do l'appuntamento alla prossima ricetta come sempre. Grazie mille, ciao!